Pino Ossia, il nuovo sindaco di Guardavalle, una vittoria schiacciante. Guarda, sono felicissimo per questo grandissimo successo che abbiamo avuto noi della lista numero 2. Io voglio ringraziare tutti i cittadini di Guardavalle perché è stato veramente un plebiscito. Prendere 1719 voti significa veramente che tutta la città ha votato noi, ha votato la mia faccia, ha votato i ragazzi che compongono la lista. Ha votato questa aria di cambiamento, e per questo li voglio ringraziare con tutto il cuore. Hanno capito che le parole che ho detto nelle manifestazioni elettorali che abbiamo fatto sono parole che arrivavano dal cuore, e di questo sicuramente hanno voluto premiare la mia sincerità, la mia trasparenza, la mia onestà. Io sono contento, ma lo sono contenti un po' tutti, e tutta la cittadinanza è contenta di questa vittoria. E l'ho notato anche con la presenza nei seggi di tantissimi ragazzi e ragazze, e questo sicuramente mi ha inorgoglito. Si vede che praticamente c'è voglia di cambiamento, e io mi impegnerò che questo si realizzi. Ci sarà un impegno totale, soprattutto verso i giovani, verso gli anziani, verso la comunità, un impegno che dovrà sicuramente dare dei cambiamenti. Siamo stanchi di quello che si è verificato in tutti questi anni, vogliamo che ci sia questo vero cambiamento, e noi ce la metteremo tutta. Giorno con l'entusiasmo giusto, con quel pensiero che era quello di riuscire ad ottenere questa vittoria elettorale che sicuramente gratifica un po' tutti. Abbiamo tutti lavorato per arrivare a questo obiettivo, è un obiettivo importante, sappiamo delle difficoltà che già da domani cadranno sulla nostra testa, ma siamo preparati. Sappiamo, grazie Saro, sappiamo le problematiche che ci sono nella nostra comunità, non ci spaventano perché abbiamo già pure quell'esperienza e quella voglia di riuscire a superarli. E a voi gratitudine a tutti, perché veramente mi siete stati vicini, e già questo caloroso modo di accogliermi veramente mi ha emozionato. Cosa dirvi? Siete stati vicini a me fino a adesso, ma vi voglio vicino a me anche da domani in poi, perché nelle difficoltà ho bisogno di tutti voi. Un pensiero e un ringraziamento particolare a Nicola Bartolo. Perché lui è stato la prima persona che ha creduto in me, ma non solo lui, ci avete creduto tutti, ci ha creduto il gruppo dirigente, e quindi grazie a Nicola abbiamo vinto una scommessa, però è una scommessa che ragazzi, anche lui è stato un sindaco nano, e quindi pazzo, vabbè, non nano, dai, nano, vabbè, non è un discorso dispregiativo, purtroppo i nostri genitori erano piccoli, non è che possiamo. Una volta non c'era quella terapia d'urto che si poteva estrogeni, che si potevano allungare, adesso c'è, quindi se qualcuno adesso è alto, no, tipo, okay. Ecco, è perché usano gli estrogeni, perché altrimenti erano tutti bassi. Allora, che dire? Iniziamo la festa, siamo già in festa, ma non dobbiamo essere solo noi in festa, ma tutta la comunità, perché dopo questo brutto periodo, dopo il commissariamento, si ritorna ad avere un sindaco eletto dai cittadini, e questa è la cosa più bella.
Io ancora non ho i numeri, non so chi sono gli eletti consiglieri, ancora non si sa. Una cosa è certa, i due consiglieri che non saranno eletti saranno sempre consiglieri vicino a noi, perché anche a loro gli darò degli incarichi da portare avanti, perché tutta la lista dovrà amministrare insieme naturalmente al partito, insieme al gruppo di Guardavalle, di Rinascita per Guardavalle, e insieme a tutti voi. Quindi già lo dico adesso, per i due ragazzi sconfitti non voglio che si arrivi al musone, non voglio che si arrivi alla tristezza, perché saremo tutti amministratori, quindi mi raccomando. E poi soprattutto l'ultima cosa e poi finisco, vi invito, quando ci sarà la festa voglio che ci siano tutti, ma tutti nel senso significa tutto Guardavalle, perché una prestazione, una vittoria così larga penso che non mancava da tanto tempo. Quindi Guardavalle ha scelto noi, io voglio fare anche gli auguri agli sconfitti, perché insomma soprattutto a Nicola Montepaone, che è venuto anche a salutarmi, è stato anche vicino, e questo grazie Nicola, grazie tanto, perché gli sconfitti che accettano la sconfitta è la cosa più bella. Questa competizione c'erano tre candidati, uno ha vinto, l'hanno perso. Ho già detto chi mi intervistava che chiederò anche l'aiuto dai consiglieri di minoranza, perché dobbiamo ripartire. La nostra comunità ha bisogno di ripartire a tutti i livelli. Siamo fermi da 2 anni e quindi vogliamo questo scatto d'orgoglio che sicuramente dovrà arrivare da parte di tutti. Vi chiedo naturalmente a tutti voi, cari cittadini, la collaborazione, che sia una collaborazione seria e soprattutto costruttiva. Grazie a tutti. Buon segretario.